dai turbamenti che oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai colori del tuo falso cuore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì, avrò cura di te. Chiara. Vi saluta tutti. Sì. Come sta? Male. È tornata la donna dei suoi. Sapere che tuo marito ha una relazione con una che ha allettato tua figlia. Ci metterà un po' a riprendersi, raga. Un po'? Chiara ha quasi 50 anni, è sull'orlo della menopausa. Quella non si riprende più. Ma voi lo sapevate? No. Ma figurati se non lo sapevano. Ma no, non lo sapevano. Ma certo. Oh, non ci ha detto niente. Perché dovevamo saperlo. Ma tu anche se lo sai che fai, lo dici? Beh, se sei amico di una persona, sì che lo dici. Ah! Cioè, secondo te, sempre se l'avessimo saputo, saremmo dovuti andare da Chiara a dire: oh, guarda, tuo marito si scopa una fica di 23 anni. Davvero? A 23 anni? Oh, ne ha 22, ne ha. Da compiere. Siete 4 a 7. Oh, però intanto lui si fa una di 22 anni. Cosimo, ma ti sembra il caso? È inutile, siete tutti uguali, è una guerra persa. Siamo troppo diversi. Come PC e Mac. L'uomo sarebbe? L'uomo PC, ovvio. Costa poco, prende virus e può fare al massimo una cosa alla volta. È vero, infatti Lele, quando sotto la doccia, o canta o si insapona, altrimenti si impalla. Bella questa, ha fatto tanto ridere. Le donne ovviamente sono come i Mac, veloci, intuitive ed eleganti. Sì, costano un botto e sono compatibili solo tra di loro. È vero, è vero. Amore mio, però creano dipendenza. Però, se Chiara non avesse letto quel messaggio... È vero. Adesso è colpa di Chiara che ha letto il messaggio? Beh, così mi ha ragione però. Un po' dobbiamo starci attenti. Questa qua ormai è diventata la scatola nera della nostra vita. Ci abbiamo messo dentro di tutto. E sì, ora è successo a loro, però quante coppie si sfascerebbero se uno dei due guardasse nel cellulare dell'altro? Capirai, a me lei non lo darebbe mai il suo. Ma qual è il problema? Tieni, prendilo. Guarda che lo prendo sul serio. Prendilo. Ti trema la mano, gli trema. No, io esigo che tu lo prenda, però poi metti il tuo telefono qui sopra. Capirai, ci troveresti sopra i messaggi della pediatra. Ah, e quelli di tua sorella che mi chiede di tua madre. Ma perché lo chiede a te? Perché lo chiede a te, Lele? Tu rispondi al telefono? E tu? Lo daresti il tuo Cosimo? Ma figurati, io nel mio non ho nemmeno il PIN. Ma poi, amore mio, io non vorrei mai il tuo telefono, cioè. Rocco se ne ingoierebbe piuttosto. E amore? Ma non è vero. Oh, prendilo. Al massimo ci trovi qualche tetta, un culo. Ma è roba di lavoro. Cioè, voi mi state dicendo che nessuno di noi ha dei segreti. A parte Diego, qui siamo tutti santi. Beh, allora facciamo un gioco. E che gioco, scusa? Scopriamolo. Mettiamo qua tutti i nostri cellulari. E poi? E poi per la durata della cena, messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo tutti insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no? No, ma ci rendiamo conto che è una grandissima stronzata. Aiuto. Beh, amore, lascia perdere, non rispondere. Sarà Marica che vuole chiedermi il cambio di turno come tutte le sere. Ti ho detto che Marica... Rispondi a Marica! Bianca, dammi il telefono! Dammi quel telefono! Dammi quel cazzo di telefono! Posso sapere da quanto cazzo va avanti questa storia? Ma quale storia? Carlotta, ti rendi conto che è tutto assurdo? Assurdo?
sfurto mica tanto, sono mesi che non mi sfiori. Ma mi sono messo una zoccola come quella di Beppe. Vabbè, ma se mutande te le sei messe o no? Siamo tutti curiosi di sapere. Le smettila! Te le sei messe o no? Le smettila, me ne vado! Vai, vai a casa, vai dai ragazzini! Diglielo, la mamma non si mette le mutande! Le stai facendo tutta questa storia per un paio di mutande! Tu tieni, non le ho, sei contento! Veramente il frocio sono io! Frocio! L'ho detto bene? L'ho detto bene o no? Perché quando lo dite voi, frocio, scandite due F, due R, una bella C. L'ho detto bene. Perché non ci hai detto prima? Perché non ve l'ho detto prima? Perché prima non lo sapevo? E adesso che lo so? Perché pensate che non mi hanno il contratto al lavoro, non me l'hanno confermato? Perché ho messo qualche chilo di troppo? Solo perché sei gay. No, guarda Rocco, gay proprio non ti viene bene. Continua a dire frocio. Perché non me l'hai detto? Cosa? Che vai in analisi. Perché non me l'hai detto? Ci vado da poco. Quanto? Sarà un 6 mesi. E non è poco. Sei arrabbiata? No. Sì. Non lo so, un po', perché non ci eri mai voluto andare. E adesso sì. Sì. Perché? Perché forse è vero che le analisi non servono a niente, ma le voglio tentare tutte. Se ci sfasciamo almeno non avremo rimpianto di non averci provato, no? E sta servendo? Io non lo so, me lo dovresti dire tu se sta servendo. Però una cosa importante l'ho imparata. Saper disinnescare. Non trasformare ogni discussione in una lotta di supremazia. Non credo che sia debole chi è disposto a cedere. Anzi, lo trovo saggio. Le uniche coppie che vedo durare sono quelle dove uno dei due, non importa chi insomma, riesce a fare un passo indietro e invece sta un passo avanti. Io non voglio che finiamo come Barbie e Ken. Tu tutta rifatta e io senza palle. Dove sei stato in questi anni? Quando tutto crollava intorno ai nostri sogni e ai nostri affanni, hai mai pensato a quanti inganni, alle ferite in superficie e a tutte quelle notti insonni, quando i silenzi si mettevano tra noi e ognuno andava per i fatti suoi come perfetti sconosciuti. Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita trascesa. Io sono stata sempre qui, innamorando ogni giorno di più di questa nostra vita, e ci ricorda ancora che quando si ama non si perde mai. Sei stato in questi giorni, oltre il muro dei segreti, vissuti come tradimenti.
pensato a quanti sbagli, alle parole buttate a vento e a tutte quelle ancora dentro. In questo quadro dipinto a fatica, dopo un'attesa che dura una vita, ma cosa vuoi farmi credere? Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita sospesa. Io sono stata sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più di questa nostra vita, e ci ricorda ancora che quando si ama non si perde mai. No, non si perde mai. Silenzi si mettevano tra noi e ognuno andava per i fatti suoi come perfetti sconosciuti. Doveva andare tutto così, perché se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita già spesa. Io sono stata sempre qui a innamorarmi ogni giorno. Non si perde mai.